Allora, buonasera a tutte e tutti, grazie alla città di Modena per l'invito, grazie al sindaco e soprattutto a Michelina Borsari che ha riuscito a convincermi di venire qua dopo 2 o 3 anni che lei ha provato. Allora, vedo sul programma che la relazione è intitolata Frugalità dall'impostura dell'era dell'opulenza all'ossimoro dell'abbondanza frugale e sotto è scritto in italiano. Mi sembra che è molto esagerato. No, non parlerò in italiano, parlerò in un francese italianizzato o un italiano macaronico. Che di cui gli amici francesi dicono sempre che mio italiano è ottimo perché lo capiscono bene. Allora partirò da 2 date, 2 autori che sono tutti e 2 degli economisti eterodossi e 2 titoli per inquadrare questo percorso che ritraccia più o meno il percorso delle mie 2 ultimi libri tradotti in italiano, come si esce dalla società dei consumi e come si esce dall'impostura per andare verso questo simoro dell'abbondanza frugale che è l'ultimo libro. Allora il primo autore è John Kenneth Galbraith che ha scritto già in 1958 un libro intitolato The Affluent Society, non so come è stato tradotto in italiano, ma in francese è stato tradotto L'ère de l'opulence, sarebbe l'era dell'opulenza. E in questo libro lui fa già la denuncia della società dei consumi come un'impostura che tradisce la promessa dell'abbondanza, perché è una falsa abbondanza e genera soprattutto frustrazione. E il secondo libro, 2008, che dal professore Tim Jackson, che si chiama Prosperity Without Growth, che è tradotto in italiano Prosperità senza crescita, che sembra effettivamente un ossimoro. E l'impostura è definita dai dizionari come azione per ingannare con delle menzogne. È una c'è questo che accade con la società dei consumi che ci ha promesso la felicità per tutti e ora è arrivato l'ora di verità, il pianeta è sgangherata e siamo nella crisi più grande della storia del capitalismo. E l'ossimoro invece è una figura retorica consistente nel giustapporre 2 parole il cui significato indica normalmente il contrario. Per esempio, in 1401 Niccolò Cusano ha scritto un libro che si chiama De docta ignorantia, la docta ignoranza. Allora è un ossimoro e per questo lui vuole attrarre l'attenzione, provocare. Allora la prima reazione a fronte a parole come prosperità senza crescita o come abbondanza frugale è di considerarli come antonomie. Allora la condanna di tradimento delle promesse della modernità con la quale inizia il libro di Galbraith anticipa il crollo della crisi attuale e prima della crisi culturale del maggio 68 e ci porta a proporre 50 anni dopo quando il crollo una delle più grandi banche mondiali, la Lehman Brothers, il 15 settembre 2008 apre la crisi economica, a proporre un'alternativa che inverte radicalmente le basi del paradigma produttivista, questa
alternativa è la società della decrescita, di cui ha parlato Michelina. Le due date mi sembrano inquadrare lo scatenamento della crisi della civiltà occidentale, nella quale confluiscono anche altre crisi, come la crisi ecologica dal 1972 con il primo rapporto al Club di Roma, la crisi sociale con la controrivoluzione neoliberista degli anni 80-90 e finalmente la crisi finanziaria d'agosto 2007 con la crisi dei subprimes. Solo, e questa è la mia tesi, solo una società di decrescita è in grado di far uscire l'umanità dalla crisi in un modo positivo e di realizzare la promessa di felicità senza rinunciare ad un certo benessere, anche benessere materiale. Allora, l'impostura, uscire dall'impostura della società dei consumi e soprattutto della droga del consumismo. Viviamo da due secoli, ma soprattutto da 70 anni, in una società della crescita. Che cos'è la società della crescita? È una società che si è lasciata fagocitare da un'economia di crescita. E che cos'è l'economia di crescita? Un'economia che non ha come fine che la crescita infinita. La crescita non per soddisfare i bisogni, che sarebbe una cosa giusta e ragionevole, ma la crescita per la crescita. E la società dei consumi è la conseguenza di una società di crescita. È basata su una tripla illimitatezza o dismisura, illimitatezza della produzione e dunque del prelievo delle risorse rinnovabili e non rinnovabili, illimitatezza nella produzione dei bisogni e dunque dei prodotti superflui, illimitatezza nella produzione dei scarti e dunque nell'emissione dei rifiuti, dell'inquinamento dell'aria, della terra e dell'acqua. Il punto d'ancoraggio antropologico della società di crescita è dunque ciò che possiamo chiamare la tossicodipendenza al consumo. Questo fenomeno si spiega da una parte dalla logica del sistema basata sul sempre di più e dall'altra dal marketing, di cui lo strumento più importante è la pubblicità, che è lo strumento anche della colonizzazione dell'immaginario. Consumare sempre di più risponde a una necessità del sistema, ma si iscrive psicologicamente nel gioco del bisogno e del desiderio. La società della crescita agli inizi, diciamo 1850, può generare profitti per i capitalisti comprimendo i consumi della classe operaia grazie all'esportazione. Penso che l'Inghilterra all'inizio esporta in tutto il mondo, si diceva, come si dice oggi della Cina, che era la manifattura dell'universo. Si tratta di una tendenza ricorrente nella storia del capitalismo moderno, che ritroviamo oggi nelle politiche di rigore e austerità. Si dice si deve esportare nell'Europa, ma se esportiamo chi comprerà? Se tutti esportano, chi importerà? È una stupidità totale. Però via via che il capitalismo
e che la produzione aumenta, che il capitalismo si estende all'intero pianeta, il consumo diventa un imperativo. Non si può più vendere tutto all'estero, si deve consumare dentro. E allora la produzione in serie in particolare, per essere smaltita, ha bisogno di un consumo di massa. Tuttavia, se la crescita della produttività condanna a consumare sempre di più, è anche una minaccia per l'occupazione, perché si produce troppo in troppo poco tempo. La soluzione normale sarebbe la riduzione degli orari di lavoro, ma che la soluzione dettata dal buon senso, ma non fa gli interessi dei capitalisti e non viene applicata a meno che non sia imposta dai sindacati, ma i sindacati oggi sono troppo deboli, e dallo Stato, e lo Stato oggi è troppo corrotto. Allora, comunque, in ogni momento può essere rimessa in discussione, e se la verifica oggi, e con la globalizzazione e la libera circolazione dei capitali è diventata praticamente impossibile, come è stata verificata con le 35 ore della Francia, che pensavamo era l'inizio di un movimento di riduzione di tempo di lavoro in tutto il mondo, invece no, è fallito. In queste condizioni, il solo antidoto alla disoccupazione permanente è crescere ancora di più e, per smaltire la produzione, indebitarsi sempre di più. Per il lavoratore, come scrive l'amico Paolo Cacciari, la vita, nel suo bel libro Decrescita o Barbarie, la vita si riduce per lo più a quella di un organismo che metabolizza il salario in merci e le merci in salario, transitando dalla fabbrica all'ipermercato e dall'ipermercato alla fabbrica, sempre sotto la minaccia della disoccupazione. Ma il capitalista stesso, che vede i suoi profitti naufragare con il crollo dei prezzi generato dall'abbondanza dei prodotti, della sovrapproduzione e dalla concorrenza esasperata per vendere, è sempre più stressato, e succede come nel Veneto: alcuni imprenditori si suicidano perché sono strangolati. Quanto alla natura, sulla quale tutti si sforzano di esternalizzare, come dicono gli economisti, esternalizzare i costi e la sofferenza generata dalla crescita, la natura è sfruttata, saccheggiata, distrutta senza pietà. Ma gli individui hanno raggiunto un tal grado di derelizione, l'industria dei beni di consolazione, come dicono alcuni filosofi, tenta invano di porre rimedio. Siamo così diventati tossicodipendenti dalla crescita. Non si tratta solo di una metafora, questa forma di tossicodipendenza è polimorfa. Alla bulimia consumistica dei fanatici dei supermercati e dei grandi magazzini risponde la sindrome del work alcoholism, come dicono gli americani, tossicodipendenti del lavoro, una cosa meno forte in Italia. La dipendenza del lavoro, alimentata in caso di bisogno dal consumo di antidepressivi, e secondo indagini inglesi anche di cocaina da parte dei dirigenti, che vogliono tenersi sempre sulla cresta dell'onda e per sopportare devono consumare la droga. Gli eccessi del turbo consumatore contemporaneo sfociano in un benessere ferito o paradossale. Come dice l'amico Lipovetsky nel suo libro La felicità paradossale,
si può sottoscrivere alla diagnosi del professore cancrologo Jacques Belpomme. La crescita è diventata il cancro dell'umanità. Bisogna consumare o perire. Questa è la nostra legge. Solo che i bisogni non sono... Questa è tipicamente la concorrenza sleale che si fa dentro i paesi dell'Europa, secondo Bruxelles. Allora, i bisogni non sono estendibili all'infinito, ma fortunatamente, tra virgolette, il desiderio invece, a differenza dei bisogni, non conosce la sazietà in quanto riguarda, secondo gli psicoanalisti, un oggetto perduto e introvabile. Non potendo ritrovare il significante perduto, come dicono gli psicoanalisti, il desiderio si fissa sul potere, sulla ricchezza, sul sesso o anche sull'amore, tutte cose la cui sete non conosce limiti. E allora tutto il gioco del marketing è rimpiazzare il bisogno con il desiderio. Bisognava inventare, come nota Vance Packard, un esperto del capitalismo, della società dei consumi, bisognava inventare tattiche commerciali che trasformassero gli americani in consumatori obbligati, voraci e spreconi, e produrre articoli che permettessero questo spreco. Lo si è ottenuto mediante la pubblicità, il credito e l'obsolescenza programmata. Tutti e tre gli ingredienti, infatti, sono necessari perché la società consumista possa proseguire il suo diabolico girotondo. Primo, la pubblicità che ha per funzione di renderci insoddisfatti di ciò che abbiamo per far desiderare ciò che non abbiamo e impulsare a consumare sempre di più. Il credito che ne dà la possibilità, se nostri stipendi non bastano, e l'obsolescenza programmata che rinnova la necessità. Queste tre molle della società della crescita costituiscono autentici inviti al delitto per quanto riguarda gli ecosistemi e ne accelerano la distruzione. Un filosofo francese, Bernard Stiegler, parla a questo proposito di strategie di tossicodipendenza, appunto. Si tratta, dice lui, ora di una rivendicazione assunta e ostentata degli esperti del marketing. Generare la tossicodipendenza, così come i fabbricanti di farmaci hanno delle strategie dichiarate di indurre la dipendenza. E si scopre oggi, tardivamente, che il modello americano di consumo è stato fondato soprattutto sulla creazione di tossicodipendenza. Per esempio con il tabacco arricchito con ingredienti che fanno crescere la dipendenza o sull'obsolescenza programmata. La dipendenza si è ormai generalizzata a tutti i modelli di consumi. La pubblicità è il punto di partenza del marketing. La pubblicità crea e ricrea l'insoddisfazione e la tensione del desiderio frustrato. Lo sanno bene i grandi della pubblicità, si considerano essi stessi con fierezza come dei mercanti di scontento. Sono, dichiara uno di loro, Frederick Beder, in un libro tradotto in italiano, Lire 26.900, sono un pubblicitario, farvi sbavare è la mia missione. Nel mio mestiere nessuno desidera la vostra felicità, è chiaro, nessuno desidera la vostra felicità,
perché la gente felice non consuma. Tutto è detto. Ma i pubblicitari sono contemporaneamente dei venditori di sogni. Sollecitano il desiderio perché precisamente il desiderio è insaziabile. Questa sollecitazione avviene attraverso gli artifici più classici e in particolare il sesso, che funziona bene in Italia, con Berlusconi, per vendere oggetti che, per esempio, nel caso delle automobili, possono risultare tecnicamente utili per soddisfare il bisogno di mobilità, ma infinitamente meno efficaci per placare la sete di potenza e calmare la libido. Dal conto suo, l'uso della moneta e del credito necessario per far consumare coloro di cui i redditi non sono sufficienti e permettere agli imprenditori di investire senza disporre del capitale necessario, completa il sistema. Anche con la crisi, il credito non è morto. Come dichiara il direttore della General Foods, oggi il cliente vuole che i suoi desideri si realizzino immediatamente, che si tratti di una casa, un'automobile, un frigorifero, una tagliaerba, un vestito, un cappello, un viaggio. Poi pagherà con i suoi introiti futuri. Basta che ci sono questi introiti futuri. Tuttavia, il credito, con il suo meccanismo del tasso di interesse composto, è un potente dittatore della crescita nel nord e anche in forma ancora più distruttiva nel sud, trattenendo così il circolo vizioso suicidario del sempre di più. Si trova sia di fronte a quello che l'amico Giorgio Ruffolo, ex ministro dell'Ambiente, con un'espressione felice chiama il terrorismo dell'interesse composto. Terrorismo dell'interesse composto. E precisamente siamo ora vittime con i mercati finanziari del terrorismo e i debiti sovrani del terrorismo dell'interesse composto. Un banchiere lucido confessa: imparare ai giovani a comprare a credito è come imparar loro l'uso della droga. Molte famiglie coperte di debiti sono cadute nella trappola di contrattare un nuovo prestito pensando liberarsi da tutti. E ho visto anche recentemente una città francese su una bacchetta di un ufficio di Credit Revolving un cartellone che rappresentava una ragazza seducente che, volando verso il supermercato, illustrando lo slogan «Regroupez vos crédits pour redonner vie à vos envies». Sarebbe «Raggruppate i vostri debiti per ridare vita ai vostri desideri». Negli Stati Uniti hanno fatto ancora meglio con i crediti cosiddetti ninja. Ninja è il nome delle tortughe uccidetrici giapponesi, ma ninja qua è l'acronima di no job, no asset, no income. No income, no job, no asset. Senza reddito, senza lavoro, senza patrimonio. E effettivamente le banche, le istituzioni finanziarie hanno impulsato la gente a indebitarsi, anche i disoccupati. E questo, naturalmente, questi debiti che hanno provocato la crisi detta dei subprimes nell'agosto 2007. Con l'obsolescenza programmata, la società della crescita possiede l'arma assoluta del consumismo, perché si può resistere alla pubblicità, si può rifiutare di indebitarsi, ma di fronte alla defiance dei prodotti siamo disarmati. In tempi sempre più brevi,
apparecchi e oggetti, dalle lampade elettriche agli occhiali, diventati protesi indispensabili del nostro corpo, si rompono per il cedimento voluto di un elemento. Impossibile trovare un pezzo di ricambio o un riparatore. La riparazione comunque costerebbe più che comprare un prodotto nuovo, nel frattempo fabbricato a prezzi stracciati nelle gallerie del sud-est asiatico. Bisogna comprare sempre del nuovo. Se non ne abbiamo i mezzi, allora ci sono dei filantropi, che si chiamano i banchieri, che sono pronti a dare del denaro in prestito. Noi non ci rivoltiamo e accettiamo questo spreco assurdo perché siamo condizionati dalla pubblicità che costruisce la base antropologica del sistema. Sicché montagne di computer si ritrovano in compagnia di televisori, frigoriferi, lavastoviglie, lettori di DVD, telefoni cellulari a intassare le discariche con vari pericoli di inquinamento. 150 milioni di computer vengono trasportati ogni anno verso le discariche del terzo mondo. 500 navi al mese fanno rotta verso la Nigeria o il Ghana, dove sono scaricati, generano dei malattie, problemi e invece contengono dei prodotti preziosi che fra alcuni anni mancheranno. Questo sistema che si autoalimenta contribuisce alla prosperità di un modo o di un altro, si chiede Tim Jackson, il secondo autore. Non esiste un punto, dice lui, dove si deve dire basta, punto dove dovremmo fermarci di produrre e di consumare. E lui dà la risposta. Palesemente la dipendenza strutturale del sistema alla crescita continua è uno dei fattori che impedisce un tale scenario si svolge. L'obbligo di vendere sempre più beni, di innovare in continuità, di incoraggiare un livello di domanda di consumo sempre più alto è alimentato dalla ricerca della crescita. Però questo imperativo è ormai talmente potente che sembra scalzare gli interessi di chi è sensato servire. Il fallimento dell'attuazione dell'obiettivo della felicità per tutti, promesso dalla società di crescita, ci obbliga a interrogarci sul contenuto della promessa stessa. Il sovraconsumo materiale lascia una parte più numerosa dei popoli nella penuria, non assicura neanche un vero benessere per gli altri. Allora, una volta usciti dalla società dei consumi, si deve andare verso la società dell'abbondanza frugale, l'ossimoro dell'abbondanza frugale, perché siamo arrivati all'età dei limiti, che è il tema del mio prossimo libro, che esce in questi giorni dalla Bollati Boringhieri, Limite. La ridefinizione della felicità come abbondanza frugale in una società solidale. Questa è la rottura proposta dal progetto della decrescita, una rottura che presuppone che si esca dal circolo infernale della creazione illimitata dei bisogni e dei prodotti, come pure dalla frustrazione crescente che questa creazione genera. E contemporaneamente che si compensi attraverso la convivialità l'egoismo derivante da un individualismo ridotto a una massificazione uniformizzante.
uscire dalla società dei consumi è dunque una necessità. Però il progetto iconoclasta di costruire una società di abbondanza frugale ne può non suscitare obiezioni e scontrarsi con resistenze, quali che siano i corsi e i percorsi della decrescita. In primo luogo si dirà l'espressione stessa abbondanza frugale non è un ossimoro così come era questo ossimoro giustamente denunciato dallo sviluppo sostenibile, perché lo sviluppo sicuramente non è sostenibile. Ma allora la frugalità può generare l'abbondanza, questo è effettivamente la sfida. Al limite si può accettare una prosperità senza crescita, che è l'ossimoro del mio collega Tim Jackson, ma abbondanza della frugalità sembra veramente troppo. Effettivamente, finché si rimane prigionieri dell'immaginario della crescita, una cosa del genere non può che sembrare un'insopportabile provocazione. Invece, se si riesce a sottrarsi anche un poco alla propaganda produttivista e consumistica, diventa evidente che la frugalità è una condizione di qualsiasi forma di abbondanza. L'abbondanza consumistica pretendeva di realizzare la felicità attraverso il soddisfacimento dei desideri di tutti, ma questo soddisfacimento dipendeva a sua volta da redditi distribuiti in modo estremamente ineguale e sempre insufficienti a permettere all'immensa maggioranza di coprire le spese essenziali, soprattutto una volta dilapidato il patrimonio naturale. E per la nostra civiltà della macchina, la fine del petrolio. Ribaltando completamente questa logica, la società della decrescita si propone di fare la felicità dell'umanità attraverso l'autolimitazione per realizzare l'abbondanza frugale. Come qualsiasi società umana, una società della decrescita dovrà necessariamente organizzare la produzione indispensabile alla propria sussistenza e al proprio modo di vita, e cioè utilizzare ragionevolmente le risorse del proprio ambiente e consumarle attraverso dei beni materiali e dei servizi. Ma lo farà un poco come le società dell'abbondanza dell'età della pietra descritte dall'antropologo Marshall Salins nel suo bel libro Età della pietra, età dell'abbondanza. E queste società che non sono mai entrate nell'economico e hanno ignorato la gabbia di ferro, per dirla con Max Weber, la gabbia di ferro della rarità, dei bisogni, del calcolo economico e soprattutto dell'homo economicus. Come aveva visto bene il sociologo francese Jean Baudrillard a suo tempo, una delle contraddizioni della crescita è che lei produce beni e bisogni allo stesso tempo, ma non li produce allo stesso ritmo. Ne risulta ciò che egli chiama una pauperizzazione psicologica, uno stato di insoddisfazione generalizzata che, lui dice, definisce la società di crescita come l'opposto di una società di abbondanza. La vera povertà si trova effettivamente nella perdita di autonomia e la tossicodipendenza delle droghe consumiste. Un proverbio amerindiano lo dice bene: essere dipendenti significa essere poveri, essere indipendenti significa accettare
di non arricchirsi. Dunque siamo poveri, o più esattamente miserabili, noi che siamo prigionieri di tanti protesi. La frugalità ritrovata permette di ricostruire una società di abbondanza sulla base di quello che Ivan Illich chiamava la sussistenza moderna, vale a dire il modo di vita in un'economia post-industriale all'interno della quale le persone sono riuscite a ridurre la propria dipendenza nei confronti del mercato e l'hanno fatto proteggendo con mezzi politici un'infrastruttura in cui tecniche e strumenti servono essenzialmente a creare dei valori di uso non quantificato e non quantificabile dai fabbricanti professionali di bisogni. Dunque, la crescita del benessere è la via reale della decrescita, dato che, essendo felici, si è meno sottomesso alla propaganda televisiva e alla tossicodipendenza al comprare compulsivo. Si tratta di uscire dall'immaginario dello sviluppo e della crescita e di reincastonare il dominio dell'economia nel sociale attraverso una Aufhebung, come si dice nella filosofia tedesca, un superamento che il marxismo stesso aveva promesso, ma che non ha realizzato. Interessante ricordare che nel 1923 il pensatore marxista più lucido della sua epoca, l'ungherese Georg Lukács scriveva a proposito della futura economia socialista: questa economia, tuttavia, non ha più la funzione che aveva in passato ogni economia. Deve essere la servitrice della società coscientemente diretta. Deve perdere la sua immanenza, la sua autonomia che ne faceva per l'appunto una economia. Deve essere soppressa in quanto economia. Deve essere soppressa in quanto economia. È esattamente a questa concezione del socialismo che intende riallacciarsi la decrescita. L'abbondanza frugale è un orizzonte di senso per una fuoriuscita dalla società dei consumi, ma anche un obiettivo politico a breve termine da opporre alle pseudoterapie neoliberali o anche keynesiane nella situazione attuale di depressione repressiva. Ciò di cui abbiamo bisogno, secondo il filosofo Cornelius Castoriadis, non è di una padronanza, ma di un controllo di questa voglia di padronanza. Abbiamo bisogno di una autolimitazione. D'altronde, aggiunge, autonomia vuol dire autolimitazione. Abbiamo bisogno di eliminare questa follia di espansione senza limite, abbiamo bisogno di un ideale di vita frugale, di una gestione delle risorse del pianeta da buon padre di famiglia. L'inquinamento e le minacce all'ambiente, antichi quanto l'uomo, fino a un periodo recente venivano facilmente digeriti e riciclati dalla biosfera. I predatori della natura potevano nuocere, diciamo, tranquillamente a loro vicini o infliggere ferite all'ambiente senza mettere veramente in pericolo l'abitacolo umano nel suo insieme. La situazione attuale non è più così. Siamo entrati in ciò che gli esperti chiamano l'antropocene, una nuova era, l'era nella quale l'azione e l'attività umana ha un impatto sulla geologia, sulla biofisica, su tutto il funzionamento dell'ecosistema terrestre. E allora l'equità sociale e ambientale,
o quantomeno un minimo di cura e di giustizia sono diventati una condizione indispensabile per prolungare la nostra presenza nel mondo e quindi un'urgenza. Per scongiurare l'implosione del sistema è indispensabile un'autolimitazione della dismisura dei modi di produrre e di consumare dominanti, che sono soprattutto naturalmente quelli delle classi dominanti, ma non solo. Nell'Odissea umana oggi c'è una nuova sfida che è impossibile dire se sarà raccolta. Il tentativo di rompere il cerchio di ferro della finitezza con una fuga in avanti tecnoscientifica, che sia la migrazione del cosmo o la modifica della specie, non contribuirà certo a risolvere i problemi sociali e antropologici generati dall'illimitatezza. Debellare l'illimitatezza e ritrovare il senso dei limiti è un imperativo per la sopravvivenza dell'umanità, ma anche è una sfida. In origine, il progetto della decrescita si proponeva più modestamente di fare fronte alla dismisura economica, ma oggi si vede che progressivamente questa dismisura è il veicolo di tutte le altre e dunque la decrescita assume necessariamente una dimensione più ambiziosa. L'autolimitazione, ritrovare il senso del limite, è una questione che si pone per l'individuo, ma ancora di più per l'essere collettivo, per l'umanità o per la società. La costruzione di una società della decrescita, necessario se vogliamo che l'umanità abbia un futuro, implica un cambiamento radicale nei modi di produrre, di consumare e soprattutto di pensare. In particolare, dobbiamo sostituire all'obsolescenza programmata la durata, la riparabilità e il riciclaggio programmato dei prodotti per ridurre la nostra impronta ecologica e ritornare a un livello sostenibile di sfruttamento delle risorse naturali. Si dovrebbe pertanto pensare a una transizione verso la prosperità senza crescita e una società d'abbondanza frugale con un programma di discesa produttiva sul modello della discesa energetica del manuale delle città in transizione. Faccio riferenza a questo movimento in Inghilterra delle transition towns, che sono le città che cercano di affrontare le sfide del futuro e che cominciano a recuperare l'autonomia prima energetica, poi l'autonomia alimentare. Questo progetto si difende in Inghilterra, particolarmente a Totnes. Questa è forse la forma di costruzione dal basso che più si avvicina a una società della decrescita. Queste città, secondo il programma della rete, puntano in primo luogo all'autosufficienza energetica in previsione della fine delle fonti di energia fossile e più in generale puntano più generalmente alla resilienza. Resilienza è una parola che per molti è nuova, ma che sarà sempre più importante. La resilienza proviene dalla fisica, ma è stata ripresa dagli ecologisti, e è la capacità di un ecosistema a affrontare gli shock, e a rispondere alle sfide. E allora, come le società umane sono degli ecosistemi, come una città, anche un quartiere, un piccolo ecosistema, come
faremo per affrontare la sfida della fine del petrolio, la sfida del cambiamento climatico, la sfida dell'allevamento degli oceani, eccetera. Allora già si vede che gli olandesi, per esempio, hanno già cominciato a fare delle dighe per affrontare... E queste città in Inghilterra hanno cominciato a fare un piano per fare l'energia locale, per fare il cibo locale, eccetera. Diciamo che anche la parola d'ordine dell'Associazione dei consumatori italiani consumare chilometro zero fa parte di questa resilienza. E quindi è importante progettare una riduzione della produzione degli elettrodomestici e dei beni durevoli in generale, se possibile senza ridurre il benessere, ma migliorando la durata degli oggetti, la loro riparazione e la loro progettazione ecocompatibile secondo una cronologia realistica e volontaristica. Tuttavia, se la crescita implica una certa riduzione del consumo di apparecchiature energivore, la necessaria restrizione del nostro consumo e della produzione, fermare lo sfruttamento eccessivo della natura e del lavoro da parte del capitale, non significa, come dicono alcuni giornalisti o alcuni avversari, non significa un ritorno all'età della pietra o a una vita di privazione e di fatica. Inoltre, non c'è necessaria di... non è necessariamente tornare alla candela e vivere una rinuncia ascetica della quale si accusano i nostri avversari. La scelta della frugalità e dell'autolimitazione non è né masochismo né spirito sacrificiale, ma è il desiderio di preservare un minimo di autonomia rifiutando il modello consumistico e il diktat congiunto della tecnoscienza e del mercato. Questa significa, al contrario, una liberazione della creatività, un rinnovamento della convivialità e la possibilità di condurre una vita dignitosa. E in particolare, e questo possiamo prendere l'esempio della lavatrice, esempio emblematico di ciò che, al quale non vogliamo rinunciare. Sempre quando faccio le conferenze sulla decrescita, c'è sempre una ragazza, una donna nella sala che dice: siamo pronti a rinunciare a molte cose, ma non alla lavatrice. E il mio amico Marino Runzenetti, nel suo bel libro L'autarchia verde, scrive: sul piatto ricco e variegato dei vantaggi del progresso tecnico, mettiamo il bene di consumo durevole, forse più rivoluzionari dei costumi tradizionali, più ancora dell'automobile, la lavatrice che permette l'emancipazione delle donne, soprattutto delle donne del popolo, dalla costrizione quotidiana di lavare i panni a mano, lasciando loro finalmente il tempo di ripensare il proprio ruolo. Certo, gli ambientalisti amanti del hobby hanno sviluppato una lavatrice a pedale accoppiando una bicicletta a un tamburo rotante, ma per asciugare la biancheria probabilmente è opportuno utilizzare il buon vecchio rullo strizzatore a manovella, che questo riduce il comfort anche quando è il marito che, o il partner che devo pedalare. Questa macchina ingegnosa può probabilmente essere di grande aiuto nelle zone senza elettricità o essere una soluzione d'emergenza se il crollo ci condannerà a un risparmio energetico molto drastico. Nel frattempo, in una società in transizione verso una abbondanza frugale, la lavatrice, lo dice per tutte le casalinghe,
a un futuro luminoso. Inoltre, in ogni caso, spero che il quad, non ha futuro, che l'aspiratore per escrementi di cane o che il soffiatore di foglie morte. Spero che qua non c'è un soffiatore morto. Bon, bravo. Un ultimo punto importante tocca la gestione risparmiatrice delle risorse non rinnovabili. L'industria deve escludere progressivamente, ma imperativamente, l'obsolescenza incorporata nella fabbricazione dei prodotti e offrire i beni durevoli, riparabili, di cui si può recuperare facilmente i componenti. La crescita del prezzo delle materie prime nei prossimi anni dovrebbe accrescere la pressione per imboccare questa strada, ma la pressione dei movimenti di consumatori non sarebbe inutile per imporre, per esempio, che le garanzie passano oltre un anno, tre anni, a 10 anni e perché no 20 anni? Che non avremo solo una lavatrice nella vita invece di cambiare tutti ogni 3 anni. In seguito a Joseph Stiglitz, un amico svizzero, Gilbert Ritz, che parlerà fra alcuni giorni a Venezia, propone di diffidare la gestione di ciò che gli inglesi chiamano i commons, i beni comuni planetari, cioè di queste risorse naturali non rinnovabili, a un'autorità mondiale. Questo sembra oggi totalmente utopico, ma sarà probabilmente necessario un giorno di farlo. E il più presto sarà il meglio. Aspettandolo, non sarebbe stupido per gestire il prelievo delle risorse naturali non rinnovabili di instaurare un sistema di quota paragonabile a colui esistente e che non funziona troppo bene per la pesca, ma facciamo in modo che funzioni meglio. Ma per questo, perché un sistema funzioni, ci ha bisogno della pressione dei cittadini. Senza la pressione dei cittadini nessun sistema può funzionare bene. Questa soluzione corrisponderebbe perfettamente con la concezione della decrescita. Boicottare i prodotti distruttori dell'ambiente, praticare un tecnodigiunio, così come lo preconizza Ivan Illich e già prima di lui il Mahatma Gandhi, che è probabilmente il primo profeta della decrescita. Questo non significa, che si rifiuta a una certa agiatezza, neanche che si sia tecnofobo, perché lo strumento che è più corrispondente alla visione ecosocialista è la bicicletta, che non è un strumento dell'età della pietra, è abbastanza sofisticato, ma accresce l'autonomia. Allora è tempo di concludere. Tuttavia, come nota giustamente l'amico Piero Bevilacqua nel suo ultimo, non so se il suo ultimo libro, Il grande saccheggio, 2011 deve essere l'ultimo libro, tutte queste opzioni implicano un cambiamento della nostra attitudine verso la natura. La pedagogia domestica di considerare i rifiuti nella loro varietà e importanza impone un sguardo olistico sulla vita dei beni, toglie dall'oblio e dall'invisibilità il loro legame originario con le miniere, con il bosco, con la terra. Con i fiumi, con i mari, con gli animali e, in una parola, con l'insieme vivente della natura. Il punto chiave della rivoluzione della decrescita è la decolonizzazione dell'immaginario, uscire dall'imperialismo dell'economia che domina le nostre menti, ma anche reincantare il mondo.
si conosce l'analisi di Max Weber del disincanto del mondo. Dobbiamo reincantare il mondo. Noi abbiamo bisogno di una nuova antropocosmologia. Se le cose sono solo cose, e siamo qua per parlare di cose, se le cose sono solo cose, la loro obsolescenza non ci tocca veramente. Se come pensano gli animisti, ma anche i poeti, gli oggetti inanimati hanno un'anima, che come diceva il grande poeta romantico francese Lamartine, un'anima che si attacca alla nostra anima e si costringono ad amarli. E allora è molto diverso, senza essere necessariamente superstizioso. I nostri genitori erano molto attaccati ai loro oggetti familiari. Alcuni conservarono con rispetto i vestiti di qualità e li portarono orgogliosi fino alla loro usura totale. Altri tenevano con orgoglio alcuni mobili che avevano attraversato diverse generazioni. Questi oggetti che abbiamo visto dai nostri genitori, nostri nonni, ci parlano ancora di loro. Ma ci sono anche alcuni che sono innamorati delle auto d'epoca, dei primi frigoriferi. Li coccolano, li conservano, li utilizzano con un profondo senso di gratitudine per le loro qualità tecniche non ancora superate sotto certi aspetti. Sarà difficile trovare tale comportamento nelle nuove generazioni, anche per ragioni oggettive. Dove mettere oggi un armadio pomposo normanno in un piccolo studio a Parigi o a Roma? Chi ha un garage o un campanone per custodire una vecchia Citroën 15 cavalli a trazione anteriore del nonno? Tuttavia, la ragione principale sta nel fatto che l'ideologia dell'usa e getta ha colonizzato le menti. Per apparente semplicità, comodità, per moda, più per riflesso che per pigrizia, si acquista senza alcun desiderio reale o di necessità vera e si butta senza rimpianti. Inoltre, proprio come attaccarsi a degli oggetti di cui la dichiarazione di morte è già stata pronunciata per i mesi che verranno al momento del loro acquisto. E così per l'ultimo iPod dell'Apple che è uscito recentemente, 6 mesi del precedente. E allora così, una delle macchine per me più meravigliose inventate nella nostra epoca è sicuramente il personal computer. Come sarebbe facile e seducente avere un legame emotivamente forte con questo partner della propria creazione? Ho scritto questa relazione su un computer Apple che è venuto dopo tre anni dopo il precedente. E questo compagno che dovrebbe essere fedele della vita quotidiana. Inoltre si tratta di un oggetto relativamente costoso, anche se fatto in Cina, e che di solito ha un design elegante. Ha dunque tutte le qualità necessarie. Sfortunatamente, in 6 mesi sarà surclassato da un nuovo modello più efficiente e fra 3 anni si unirà alla discarica di milioni di oggetti simili. Il distacco dagli oggetti che vediamo in molti dei nostri contemporanei, purtroppo, non è quella del saggio, del monaco buddista zen che medita sulla futilità delle cose terrestri, che è intriso invece di rispetto per tutte le creature. No, non è il risultato della padronanza del desiderio, non è altro che l'indifferenza del disincantato, del bambino capriccioso e viziato che vuole tutto subito e non si affeziona a nulla.
e oltre all'emozione immediata ha soltanto un divertimento effimero. Allora, per concludere la conclusione, mi permetterò di ricordare un ricordo personale che è la mia prima arancia, che ho trovato nella mia scarpa per Natale alla fine della Seconda Guerra Mondiale. E quando c'era oltre oggetti nel cammino familiare dove i bambini andavano la notte dopo il giorno di Natale, e allora ho scritto, miei parenti me l'hanno detto tante volte, oh, una arancia, era una cosa per me come la mela d'oro delle Esperidi, una cosa fantastica. Mi ricordo anche pochi anni dopo il primo ghiaccio a cubetti che un vicino di casa ricco possedente un frigorifero ci portò una serata d'estate e che noi bambini succhiavamo con gioia come una caramella. Oggi la falsa abbondanza di merci ha distrutto in noi la capacità di meravigliarsi, la capacità di stupirsi di fronte ai doni della natura, ai doni anche dell'ingegnosità umana per trasformare i doni della natura. Ritrovare questa capacità, ritrovare la sensibilità di sviluppare un atteggiamento di fedeltà e di riconoscimento verso la Pachamama, come dicono gli amerindiani della Bolivia o dell'Ecuador, che hanno messo come loro progetto Sumacosai, il buon vivere piuttosto che la crescita, verso la terra madre, ritrovare anche una certa nostalgia è la condizione per il successo del progetto di costruzione di una società della decrescita serena. E anche per evitare il funesto destino di una obsolescenza programmata dell'umanità. Grazie.